Maria De Filippi, Sanremo sbaglia a non prendere cantanti di Amici e X Factor, io ho perso 4 kg nel 2017. Proprio durante la conferenza stampa di presentazione del 68° Festival di Sanremo arrivano le anticipazioni su un'intervista di Maria De Filippi, che quel programma lo conosce bene. Maria De Filippi parla di Sanremo 2018 e dei ragazzi dei talent. La De Filippi, intervistata dal settimanale Chi in Edicola da mercoledì 10 gennaio, afferma: "Io penso che in generale Sanremo sbagli sempre quando non prende ragazzi dei talent, come Amici o X Factor, perché sono una realtà, a meno che quelli che si sono presentati non fossero all'altezza". Va ricordato che nel cast dei cantanti Big ci saranno Annalisa e Teco Olors, ex di Amici, e Noemi, che è nata a X Factor. Maria De Filippi dà alcuni consigli a Michelle Hunziker, conduttrice di Sanremo 2018. A Michelle Hunziker, che raccoglie il suo testimone all'Ariston e che sarà sua ospite a Che è posta per te nella prima puntata, la conduttrice consiglia: "A parte che Michelle sarà bravissima e bellissima, ho capito che, se dovessi mai rifare Sanremo, lo prenderei come una gara musicale dove la conduzione televisiva è solo un corollario". Maria De Filippi ricorda la sua esperienza a Sanremo 2017. La De Filippi ricorda la sua partecipazione al Festival 2017 assieme a Carlo Conti: "Avevo studiato Vita, Morte e Miracoli di tutti i cantanti e degli ospiti e mi è servito a poco, anzi, ho scoperto che l'ostetrica che ha fatto nascere oltre 600 bambini aveva un maialino che ha cresciuto come un figlio, ma che poi, alla fine, è finito in pentola, non volevo più presentarla né vederla". E poi, a Sanremo ho perso 4 kg in una settimana perché non mangiavo. Il motivo? Dopo la prima serata, essendo abituata a programmi settimanali, credevo che tutto fosse finito e invece si ricominciava la mattina dopo. Per fortuna Carlo Conti mi ha sempre trasmesso tranquillità.